Benvenuti, cari fratelli e sorelle, alla messa funebre all'interno di Indi per Cui. Sono Padre Noisewave, vi parlo dal cimitero del Verano e adesso vorrei ricordare con voi le vittime e i martiri della musica indipendente, tutti quei fratelli e sorelle che non ce l'hanno fatta, che sono scomparsi prematuramente. Li elencherò in ordine alfabetico, seguiti da un breve epitaffio. Alessio Caraturo, finito su Vega coi cattivi di Goldrake. Atletico De Fina, raccomandati da Saturnino, morti per il vento in faccia. Le bambole di Pezza, morte dopo aver girato un giallo con Lucarelli. Paura? Cane morto. Appunto. Casa del Vento, finiti nel grande niente, tre dischi dopo il loro Il Grande Niente. Idea Sonica, stavano per esplodere, poi hanno fatto boom. Electro Noir, nel dicembre 2008 esce il secondo LP della trilogia. Ieri aspettavamo il terzo, che non uscirà nemmeno oggi, forse non uscirà nemmeno domani. I fiori di Bach, citandoli, mettete dei fiori di Bach nei vostri cannoni, evidentemente hanno vinto i cannoni. Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Pionieri dei gruppi dai nomi orrendi. Erano un gruppo orrendo. I Cosi. Sì, quelli che hanno fatto quella fine là. Il Moro e il Quasi Biondo. Venivano da Codroipo. Il Nucleo. Nel 2008 fanno uscire il disco Io prendo casa sopra un ramo al vento. Pessima scelta. Irene La Medica. Prima vera voce soul in Italia. Prima della moda lanciata da Amy Winehouse, che poi è scomparsa. Poi è scomparsa anche Amy Winehouse. La Camera Migliore. Stava per uscire il loro disco dell'incoronazione. Cambiano nome in Il Gran Progetto. Avrebbero dovuto chiamarsi Una Scelta Impopolare. Miss Violetta Beauregard. L'ultima apparizione che si ha di lei è sul Mucchio Selvaggio, un film porno coi Club Dogo, che è in comune col mensile alla quantità dei coglioni che ci sono all'interno. Molteni, scomparso dietro la batteria dei Pineda. Pausa di riflessione da se stesso. Di lui si ricordano i 350.000 concerti al Circolo degli Artisti tra il 2007 e il 2008. Subsonica. Hanno inscenato la loro morte in una specie di sitcom su internet. Artisticamente è stato proprio così. Ultraviolet, consigliati da Gaetano. Erano peggio del film omonimo. Vittorio Cane. Era il pioniere nel mondo dell'indie, tra i Canis Lupus Familiaris. Probabilmente è stato il primo a finire nel canile. Yuppie Flew. Fragile Forest è stata la svolta, dissero. Si è proprio visto. Ed ora, cari fratelli e sorelle, vi congedo con gli Electro Noir. Questa canzone, a tema, si chiama Qui non si muore. Verso il mare, abbandonata in corsa tra le fiamme di antiche cattedrali, imperi di potere, chiunque io sia scelgo il male eterno, eterno in me. La notte genera i suoi demoni, in questa danza oscura io mi arrendo al fronte dei colpevoli, all'ombra che attraversa il mio silenzio, trafitto come un Cristo proibito. Sulla linea barricata di Toledo, vienimi qui, parla piano, stringimi. Qui
senza tregua, fra antiche cattedrali, imperi di potere, l'inferno brucia dentro la pupilla dei miei occhi. La notte genera i suoi demoni, in questa onda oscura io mi arrendo.